Bene, buona serata a tutti. Iniziamo questo terzo passaggio, questo terzo momento del percorso che stiamo svolgendo e che è un percorso sui 10 comandamenti e sui comandamenti. In particolare questo nostro incontro è relativo alla legge naturale e legge civile. Introdurrà come al solito Don Agostino Tisselli e relatore sarà il dottor Alfredo Mantovano, vicepresidente del Centro Studi Livatino, che è un centro studi di cui faccio parte anch'io, e che è stato ex onorevole, ha avuto diversi incarichi anche a livello nazionale. Allora, io mi sono chiesto un po', domandato come poter introdurre un po' l'argomento di questa sera, legge naturale e legge civile. E vorrei introdurlo in questo modo, cioè con alcune parole di Lewis, che è uno scrittore medievalista convertito, ha scritto anche di fantascienza, ha scritto le cronache di Narnia, era amico di Tolkien e ha scritto un libro che si chiama Il cristianesimo così com'è, cioè il cristianesimo puro e semplice, è una raccolta suoi interventi che ha fatto alla radio tra il 42 e il 44 e racconta il cristianesimo puro e semplice. Tra i fondamentali del cristianesimo così com'è, Lewis mette quella che è la legge della natura umana. E vi dico, la sola busta che mi è consentito di aprire è l'uomo. Quando la apro, specialmente quando apro quella particolare busta uomo che sono io stesso, scopro che non esisto per conto mio, che sono sottoposto a una legge, che qualcuno o qualcosa vuole che io mi comporti in un certo modo. E dice, c'è un elemento particolare di questa legge, che è diversa dalle altre leggi di natura. Un sasso o un albero non possono sottrarsi alle regole pensate per essi. L'uomo invece può scegliere di rispettare o di violare la legge che lo riguarda. In altre parole, dice, quando si parla di esseri umani entra in gioco qualcosa di diverso dai fatti concreti. Ci sono i fatti, cioè come gli uomini agiscono effettivamente, e c'è anche qualcosa d'altro, come gli uomini dovrebbero agire. E io credo che qui siamo al cuore dell'uomo e dell'esperienza umana, cioè viene fuori un'evidenza. L'uomo è consapevole di essere sottoposto a una legge. Allora, il problema di oggi, e anche quello che chiediamo ai relatori, è vedere se effettivamente questa legge, che non è una legge creata, evidentemente è una legge creata dell'uomo, la legge è un dono che l'uomo si ritrova, se questa legge nel mondo d'oggi, che è sempre più portato a un relativismo, a un'autodeterminazione, a decidere lui quello che è sulla base della sua decisione insindacabile decide, appunto, se esiste ancora questa esigenza di riferimento ad una legge che riguarda l'uomo così per come è fatto. Allora, questo per introdurre come al solito il discorso, che
verrà presentato da Don Agostino, che segue naturalmente tutto il percorso e che è un po' il collegamento, il filo conduttore di tutto il percorso, e poi lasceremo la parola di introduzione al dottor Mantova. Ciò che mi ha suggerito questo percorso è stato il fascino dei comandamenti. La parola legge non è una parola antipatica, è una parola simpatica. Oggi suona un po' come un peso, ma la parola legge dice riferimento all'ordine, in greco cosmos, cioè dice riferimento alla bellezza. L'ordine è affascinante perché è cosmico, è bello. Servo ordinem et ordo servabit te. Osserva l'ordine, guardalo, guarda la radice dell'ordine. Conserva l'ordine, e l'ordine ti rende bello, rende bella la vita. La parola legge, associata alla parola natura, legge naturale, dice ordine a ciò che c'è. La natura è ciò che c'è. Hannah Arendt diceva: la realtà è dato di fatto, e ciò che esiste ex to è in forza di un altro. La natura si regge in forza della legge, in forza dell'ordine, impresso da un altro. Volevo leggere qualche versetto del capitolo 40 del profeta Isaia, che è bellissimo. Chi ha misurato con il cavo della mano le acque del mare? Chi ha calcolato l'estensione dei cieli con il palmo? Chi ha misurato con il mozzo la polvere della terra? Chi ha pesato con la stadera le montagne e i colli con la bilancia? Chi ha diretto lo spirito del Signore e come suo consigliere gli ha dati consigli? La natura è questo ordine inscritto che si può leggere e che affascina. Sono queste leggi mirabili da cui, come diceva Pighini, si dipende, volenti o nolenti. Cos'è allora la legge civile? È l'ordine ammirato prima di tutto. La legge va ammirata prima di tutto. Ed è l'ordine ammirato e applicato. È applicato dalla ragione dell'uomo, dalla libertà dell'uomo, alla cura delle relazioni. La legge civile è l'ordine ammirato, applicato dalla ragione dell'uomo nelle relazioni interpersonali. La legge civile è appunto l'ordine civile, si chiama civiltà, perché la persona umana non è solo razionale, è prima di tutto relazionale. Non può non esserci ordine nelle relazioni, sarebbero relazioni ingiuste, relazioni coercitive, non sarebbero relazioni libere. Si chiama anche legge positiva perché è posta dall'uomo per lo sviluppo della legge naturale. La legge naturale ammirata e applicata è uno sviluppo svolto dalla legge positiva, dalla libertà dell'uomo, dalla responsabilità dell'uomo. Per
perché c'è questa dissonanza tra legge naturale e legge civile? L'abbiamo visto soprattutto sottolineato nell'ultima conferenza del professor Colossi. La modernità, la separazione tra l'io e Dio, tra la ragione e la fede. Questo è l'inizio di questa dissonanza. Guardate che la legge è una ed è sinfonica. Baldassar diceva così della verità. Possiamo dire che, come la verità, la legge è unica. L'ordine è uno. L'alfa, il tragitto e l'omega è uno. Per noi quell'uno unico Dio è incarnato, Cristo. La separazione tra la vita e Cristo, la separazione tra popolo e Chiesa, ha portato a questo disaccordo, come abbiamo visto, dicevo nell'ultima conferenza, tra la legge naturale e la legge civile, generando un relativismo dove non conta più l'ordine iscritto, ma la sensazione. E termino questa breve introduzione con una citazione che Don Giussani fa nel senso religioso all'inizio del premio Nobel per la medicina, Alexis Carrel: molto ragionamento e poca osservazione conducono all'errore, molta osservazione e poco ragionamento conducono alla verità. Occorre veramente partire da ciò che si vede, non da ciò che si sente, perché ciò che si vede, ciò che si tocca, ha dentro iscritto l'ordine originale. Grazie, e adesso diamo la parola a Mantovano. Intanto vorrei ringraziare l'avvocato Spinelli, Don Agostino, tutti coloro che hanno organizzato questa serata, e vorrei ringraziare tutti voi perché mi sembra veramente straordinario che preferiate ascoltare di legge naturale e legge civile in un doposcena molto freddo con tutto quello che c'è da fare in alternativa. Io, come nelle fiction televisive, vorrei partire. Chiudete gli altri. Dicevo, come nelle fiction televisive, vorrei partire da un flashback. Portiamoci indietro di una ventina abbondante di anni all'estate del 1995. Che cosa succede in quell'estate? Le cronache sono piene di ciò che accade in Bosnia. In Bosnia migliaia e migliaia di persone, Bosnia sta, inutile ricordarlo, a poche centinaia di chilometri in linea d'aria da noi, da qui, e a poche centinaia di chilometri anche dai confini che all'epoca aveva l'Unione Europea. Migliaia e migliaia di persone vengono trucidate per motivi di odio etnico, per motivi che non hanno neanche a che fare con vicende politiche particolari, e l'Europa, l'Occidente, gli Stati Uniti, le altre nazioni rimangono in silenzio. Esattamente come oggi, ho visto che prossimamente parlerete della Siria, esattamente come oggi si sta facendo di fronte a ciò che accade in quello, di fronte a quello scenario. Pensate, in Siria oggi, su una nazione di 18 milioni di persone, 11 milioni non hanno più casa. Fate la proporzione con l'Italia, è come se oltre 40 milioni di persone si trovassero nel giro di pochi anni a non sapere più dove dormire.
E anche oggi, come in Bosnia oltre 20 anni fa, l'Occidente, l'Europa, i singoli stati da cui ci si attenderebbe qualcosa che faccia cessare le stragi, le devastazioni, le sofferenze, rimane in silenzio o peggio, interviene per tutelare i propri interessi, non certamente quelli della popolazione così pesantemente colpita. Ma sono partito dalla Bosnia di 20 anni fa perché a margine di questa terribile vicenda si sviluppa in Italia un dibattito sulle pagine culturali di un giornale che non è confessionale, La Stampa, un giornale abbastanza laicista nell'impostazione. E il dibattito viene aperto da una giornalista ancora vivente, che cito volutamente perché è una giornalista anch'essa per nulla confessionale, parlo di Barbara Spinelli, con orientamenti molto distanti, penso, da quelli della gran parte dei presenti. Ma Barbara Spinelli scrive un articolo sulle colonne della Stampa che titola La sindrome di Pilato. Il nocciolo di questo articolo, molto lungo e molto bello, è che quando consegnò Cristo alla crocifissione, Ponzio Pilato non si comportò in maniera diversa dagli statisti occidentali che si lavano le mani, alzano le spalle di fronte al genocidio del popolo bosniaco, ma si potrebbe dire la stessa cosa del popolo siriano, di quello iracheno, di quello curdo, dei codelle nigeriane delle zone occupate da Boko Haram e così via. Purtroppo l'elenco è tragicamente lungo. E propone Barbara Spinelli che il simbolo dell'Europa, invece che la bandiera azzurra con le 12 stelle, sia sostituito, sfondo a piacere, ma al posto delle 12 stelle una bacinella come quella nella quale il governatore della Galilea si lavò le mani in quel giudizio. A distanza di pochi giorni, sempre sulle colonne della Stampa, gli risponde un altro, diciamo, giornalista di seconda battuta, in realtà non è giornalista originariamente, Sergio Romano, che ancora adesso è editorialista del Corriere della Sera, ma all'epoca scriveva sulla Stampa, il quale scrive invece un articolo di impostazione esattamente opposta, tant'è che lo titola Elogio di Pilato. La tesi di Sergio Romano è: sì, è vero, Pilato può essere l'ispiratore, il nume tutelare dei governanti europei di oggi, a condizione che si legga positivamente quello che ha fatto e che cosa ha fatto. Sì, diciamo che è andato un po' velocemente, non troppo per il sottile, su un singolo giudizio sottoposto alla sua valutazione, ma in cambio aveva la necessità di garantire la pace sociale. Chi era Ponzio Pilato? Era un magistrato romano. Era anzitutto un magistrato. Adesso, dicendo questo, prima l'avvocato Spinelli ricordava la mia esperienza parlamentare di governo, ma io di lavoro faccio il giudice, ho ripreso a farlo dopo una prima parte della mia esistenza che è durata abbastanza a lungo in cui l'ho fatto, poi dopo l'esperienza politica ho ripreso a farlo da circa 4 anni. Ecco, quando uso l'espressione magistrato romano, ecco, non pensate ai giudici come sono adesso. In particolare, magistrato romano significa avere di fronte un signore il cui diritto imponeva di giudicare, come prima ricordava Don Agostino, correlandosi in modo stretto alla realtà. Una massima fantastica del diritto romano, tra le tante, il diritto romano
Solo qualche, scusatemi l'espressione, qualche idiota vorrebbe toglierlo dall'ordine di studi di giurisprudenza, perché la giurisprudenza non si capisce se non si fanno gli esami di diritto romano. Una delle massime più felici del diritto romano è che dà l'idea di ciò di cui si trattava. Da mi factum dabo tibi ius. Il diritto esiste perché trae la norma dalla oggettività del reale. Il magistrato romano questo faceva, questo era chiamato a fare. E allora di fronte a questo magistrato importante, governatore di una regione, sì, periferica dell'impero, ma diciamo vivace, si trova di fronte a questo imputato. E un po' di naso ce l'aveva, quindi adesso non è che bisogna esaltare il fatto che i giudici vadano intuito, per carità. Però, insomma, si incomincia da quello che appare. E la prima cosa che chiede, essendo lui il giudice, agli accusatori, che potevano essere, rivestire il ruolo dei pubblici ministeri dell'epoca, gli scribi e i farisei, ma scusate, di che cosa lo accusate? E leggendo gli atti di questo processo, riportati dal, non soltanto dai Vangeli, ma anche da altre fonti, Flavio Giuseppe, fonti non cristiane, la risposta è strabiliante. Non te lo avremmo portato se non fosse colpevole. Voi immaginate adesso in un'aula di tribunale, riunita la corte, riunita, e il tribunale dice al pubblico ministero: scusi, quali sono i capi di imputazione nei confronti? Dice: ah, fidati di me, te l'ho portato e sicuramente colpevole. Nonostante il degrado della giustizia, dei tempi, un pubblico ministero del genere non durerebbe in servizio a lungo. E invece questa è l'accusa, per cui Pilato, leggendo il Vangelo, per tre volte enuncia la motivazione di quella che doveva essere una sentenza di assoluzione, perché per tre volte dice: non riconosco in lui alcuna colpa. Dopodiché, cioè, ragioniamo con le categorie di oggi. La sentenza è fatta di motivazione e di dispositivo. La motivazione è: non c'è colpa. E il dispositivo è una condanna a morte. Qual è il cortocircuito? Cioè, com'è che a fronte di una valutazione da parte del giudice per tre volte ripetuta in modo così chiaro, poi l'esito è la condanna a morte? Il cortocircuito c'è e lo emerge dalla lettura degli atti di questo processo. Perché, come ogni giudice, Pilato sottopone l'accusato all'interrogatorio e gli dice: ma tu chi sei? E l'accusato risponde. Risponde, cioè non è che si avvale della facoltà di non rispondere, no, lo dice chi è. E inizia a parlare fino a quando non dice una frase: sono venuto nel mondo per testimoniare la verità. E a questo punto questo dialogo tra giudice e accusato si blocca, si interrompe, lì c'è il cortocircuito. Perché? Perché Pilato pronuncia quella frase. Che cos'è la verità? Quid est veritas? Ed è una domanda che non vuole la risposta. È una domanda che costituisce un'affermazione. È una domanda retorica che sta a intendere: la verità non esiste. Tu mi stai a parlare di verità. La verità è chiedere a questa folla se vuole che io liberi te o Barabba, ma la verità è l'insieme di opinioni, è chi è il più forte, chi ha le legioni più potenti. Ma adesso stiamo a parlare di verità in questo contesto. La mia personale opinione, spero di non essere considerato eretico, ma qui c'è chi mi correggerà subito,
e che prima ancora della convenienza politica, si è detto spesso, ah, ma Pilato se ne esce in questo modo perché non voleva problemi con l'imperatore, ma prima ancora, perché probabilmente c'era, prima ancora di allontanare da sé decisioni che avrebbero potuto porlo in difficoltà, pesa sulla scelta di Pilato l'adesione a una prospettiva di relativismo assoluto. La verità non esiste. E allora, quando si rifiuta la verità, non è un innocente esercizio di libertà d'opinione. Si fa una scelta che ha delle conseguenze. E queste conseguenze possono essere anche molto pesanti. In questo caso sono state la pronuncia della condanna più ingiusta e più crudele che sia mai stata pronunciata nella storia. Nel 1995, relativamente alla Bosnia, il rifiuto di guardare cosa accadeva lì ha provocato il genocidio di centinaia e migliaia di persone. E lo stesso si può dire adesso a proposito di ciò che accade in Siria, in Iraq, in Nigeria, in Eritrea, in Pakistan, in Afghanistan, in Corea del Nord e così via. Come se ne esce? Beh, qui io potrei fermarmi perché, e riportarmi a quello che è stato detto nelle introduzioni dall'avvocato Spinelli e da Don Agostino, perché hanno detto l'essenziale, hanno detto le cose. Però vorrei onorare la presenza e quindi non farò altro che ripetere con altre parole quello che loro hanno già detto. Come se ne esce? Se ne esce ricorrendo a quel signore che andava in giro con un lanternino e diceva: tu che fai? Dice: io cerco l'uomo. Allora ripartiamo dall'uomo. L'uomo, ogni uomo, reca in sé un insieme di dati dei quali mostra una percezione sostanzialmente sicura che precede la riflessione critica. Tutti noi siamo convinti che le persone abbiano caratteristiche comuni. Tutti sentono, avvertono, anche implicitamente, come vero, buono, giusto, un determinato corpus di principi, anche se non tutti siamo in grado di e nucleare questo corpus in modo consapevole, formale, per intero. Però lo percepiamo, è quello che è stato definito essere il senso comune, che non significa luogo comune, è una cosa profondamente diversa. Quali sono i riferimenti fondamentali del senso comune? Sono quattro: l'universo, l'io, la legge naturale e Dio. Non si va molto oltre questi quattro, però questi quattro sono da tenere bene in considerazione. L'universo: noi percepiamo che esiste un insieme di cose che forma nel suo complesso una totalità immersa nel tempo e ne percepiamo le qualità sensibili. Vediamo le montagne, il mare, la pianura, tutto quello che cade sotto la nostra percezione. L'io, nell'ambito della realtà dell'universo, percepiamo che ciascuno di noi è qualcosa di qualitativamente diverso. Il soggetto, certo, è accomunato alle cose dalla partecipazione all'essere, ma è distinto perché? Perché è capace di autodeterminarsi liberamente in ordine ai principi impressi nell'ordine dell'universo, e quindi la legge naturale, terzo elemento. Sia la libertà dell'uomo sia l'esistenza delle cose manifestano un fine che chiede di essere perseguito secondo una dinamica ordinata, non caotica. Questa dinamica ordinata si chiama legge naturale. Infine, ma non certamente da ultimo, Dio, colui che è percepito quale causa dell'ordine dell'essere. Dice: ma stai facendo dei discorsi, direbbe mia figlia ultima, che ancora ha un'età abbastanza giovane, giurassici.
Perché? Perché nel pensiero occidentale mi direbbe, da poco concluso gli studi universitari, esiste una corrente robusta che nega la possibilità di esistenza di una legge naturale e dice, vabbè, ma insomma, state parlando di legge civile, c'è un fondamento più immediato della legge civile, qual è? È la libertà. La libertà individuale è portato ancora oggi a 230 anni di distanza della rivoluzione francese, la libertà individuale è il fondamento della legge civile e ha un solo limite, la libertà degli altri. Nella misura in cui rispetta questa condizione, la libertà sarebbe giusta. Domanda, e chi stabilisce la linea di confine? Come si determina? Il consenso espresso dalla maggioranza? Anche davanti a Pilato si è votato, eh? È giusto l'esito di quella votazione? Cioè, lo percepiamo come giusto? Affidiamo la composizione delle liti ai giudici. Sì, cioè, ma con... verrebbe da dire, scusate il gioco di parole, con giudizio, con misura, non tutto. I giudici non fanno legislatori, non è il loro lavoro. Qui stiamo parlando invece di stabilire le regole fondamentali. Lo affidiamo al web? Non ci piace la democrazia rappresentativa, ricorriamo alla democrazia diretta, attraverso il web. Io vivo a Roma, vi posso assicurare che da qualche mese a questa parte sento pesantemente gli effetti e anche gli odori derivanti dall'esercizio della democrazia via web. Ha dei riflessi anche sulla frequenza del passaggio degli autobus, insomma tante cose che molto materiali. Io spero di non dire delle cose astratte. Per questo faccio tre esempi concreti di riflesso in vicende che riguardano la nostra quotidianità, di questa che Barbara Spinelli definiva la sindrome di Pilato, cioè il voler prescindere dall'oggettività di quel reale che c'hai di fronte e che non vuoi riconoscere. Primo esempio, 1978, il Parlamento italiano introduce nel nostro ordinamento l'aborto libero finanziato dal servizio pubblico. Come ogni legge, la legge 194 del 78 è accompagnata da una relazione di maggioranza. Vi invito a leggerla. Perché c'è un passaggio di questa relazione in cui i relatori erano due, ma poi la legge è stata approvata da tutti, quindi implicitamente diciamo il filo conduttore della relazione trasfusa poi negli articoli della legge è stato condiviso. C'è un passaggio nel quale si dice che il Parlamento ravvisa l'opportunità di introdurre la nuova disciplina sull'aborto al di là delle diverse convinzioni morali, religiose e scientifiche. Cioè immaginate, io devo fare la legge in materia di coltivazione delle piante e nella relazione scrivo: prescindo dal fatto che si stia a 2000 metri in pianura, che le piante siano olivi, che siano pini, che siano abeti. Allora, quello che riesce di immediata percezione quanto è incoerenza per le piante, non lo è per gli esseri umani. Si è legiferato sull'aborto, lo hanno detto, a prescindere dalle convinzioni scientifiche. Quindi a prescindere dall'osservazione del reale,
di quel reale che ti fa vedere cosa c'è nella pancia, per esempio attraverso l'ecografo. Posso prescindere da un essere che ha le dita, le mani, che si muove, che fa le capriole, che ha il cuore, sento il battito del cuore? E così hanno detto, e così hanno fatto la legge sulla borsa. Secondo esempio, 5 anni prima, 1973, negli Stati Uniti l'aborto viene liberalizzato da una sentenza della Corte Suprema, la cosiddetta Roe contro Wade. E leggendo questa sentenza, a un certo punto si ritrova una espressione assolutamente simile a quella della relazione del 194. Dicono il giudice, scrivono il giudice della Corte Suprema: non abbiamo bisogno di risolvere il difficile problema di quando la vita cominci. Oh, come sarebbe? Cioè, tu stai decidendo della vita di, dal 73 a oggi, milioni di persone, e non ti poni il problema di capire se prima è una speranza, un'illusione, no? Chiamala come vuoi, o è vita vera e propria. Anche in questo caso non è un difficile problema, no, anche all'epoca esisteva, magari era un po' più grande la macchina dell'ecografia, penso che fosse necessaria soltanto quella. E non faccio il terzo esempio per brevità, una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma se volete ci torno. Il filo conduttore di queste decisioni qual è? È l'allontanamento dalla legge naturale. Il risultato qual è? È pronunciare ancora una volta delle sentenze di morte. Certo, è un argomento suggestivo quello secondo cui la vita sociale avrebbe come fondamento il regolamento della libertà dei singoli, degli individui. Però chiediamoci questo: ma il richiamo ad una legge agganciata alla realtà è antitetico alla libertà della persona? Punto interrogativo. C'è un legame tra legge naturale e libertà della persona correttamente intesa? E qui devo fare una precisazione, ripeto, scusate l'ora e tutto il resto, però se hanno deciso che bisogna parlare di questo, bisogna parlare. Quando parliamo di legge naturale usiamo questa espressione perché la ragione, la retta ragione che la coglie è propria della natura della persona umana. È naturale perché solo l'uomo, la natura dell'uomo è una natura che adopera la ragione nella sua unità di anima e corpo. Legge naturale non significa una sorta di normatività biologica per cui se c'è il sole fa caldo, se bevo l'arsenico muoio, e banalità di questo tipo, che non sono tanto banalità se bevo l'arsenico, quindi cioè, se è soltanto un esempio, no? Non è un'esortazione. Costituisce l'ordine razionale in virtù del quale l'uomo è chiamato a regolare la propria vita. Essendo conforme alla ragione umana, la legge naturale accomuna ogni uomo a prescindere dalla confessione religiosa di appartenenza. Qui non vale l'obiezione: ah, vabbè, ma voi siete cattolici, quindi dite questo. No, no, è un terreno di confronto sul quale ci si può ritrovare qualunque sia la fede religiosa, e anche a prescindere dalla fede religiosa. Per questo la legge naturale pone, è un po' come le fondamenta di un palazzo. Allora, piano terra, il primo piano, i piani successivi sono le varie articolazioni della legge civile, ma se mancano le fondamenta costituite dalla legge naturale, il palazzo rischia. Non voglio evocare terremoti, ma insomma anche un po' di vento un po' più deciso fa correre dei rischi. E il legislatore civile è chiamato a trarre dai principi della legge naturale le conseguenze
per l'elaborazione di norme poi di dettaglio rispettose della dignità della persona umana. Quindi non c'è contrasto di principio tra la legge naturale e la legge civile, ma c'è un po', scusate la banalità dell'esempio, ma è un po' come quando il Parlamento fa una legge quadro, una legge di enunciazione di principi, e poi ci sono i decreti attuativi. Ecco, cambiando tutto quello che c'è da cambiare, la legge naturale indica i principi, poi la legge civile li elabora, li applica e li articola rispetto alla situazione concreta, che può essere notevolmente diversa, la Francia non è la Guinea e così via. Ma che sia qualcosa di condivisibile da chiunque è dimostrato dal fatto che di legge naturale parlava il mondo romano prima del cristianesimo, anzi negli anni in cui combattevano i cristiani, negli anni in cui perseguitavano i cristiani, però parlavano di legge naturale. Poi certo c'è una difficoltà a coglierla per intero, ma questa difficoltà non deriva dai contenuti oggettivi della legge naturale, deriva dalla difficoltà soggettiva dell'uomo a comprenderla con chiarezza e deriva anche, in certi casi, da un altro tipo di difficoltà, cioè dal fatto che sì, io ho capito che quella è la legge naturale, però non voglio rispettarla. Nego la legge naturale non perché non la capisco o non la colgo nell'intero, ma perché preferisco regolarmi diversamente. Però questo non toglie il fatto che la percezione di questi principi è una percezione chiara, che ripeto prescinde dalla confessione religiosa. E allora, se questo è vero, la tesi secondo cui la legge naturale sarebbe in contrapposizione con la libertà è contraddetta dalla nostra esperienza, che chiunque di noi può fare. E soprattutto nella nostra esperienza, nell'esperienza di ciascuno di noi, c'è anche il fatto che la libertà non è un valore sempre e obbligatoriamente positivo. La libertà in sé può anche inclinarsi al male, può anche inclinarsi al rifiuto della verità e del bene. Diceva San Giovanni Paolo II, ogni tanto delle espressioni sintetiche ma profonde come una lama tagliente, diceva: la libertà ha bisogno di essere liberata. Che significa? Significa che bisogna accoglierla per quella che è effettivamente. È proprio certo della dignità dell'uomo sforzarsi di cercare liberamente il bene. La libertà permette all'uomo di crescere in quanto persona, nella misura in cui usa della stessa libertà in ordine al vero bene, e così contribuisce anche all'ordine sociale. Quindi non è in opposizione alla legge naturale. Scriveva Marcello Pera, che sapete, prima ancora di essere presidente del Senato, si è interessato filosofia ed è partito da posizioni molto liberali, che poi ha rivisto gradualmente anche in virtù del provvidenziale incontro con l'allora cardinale Josef Ratzinger. Ma dice a un certo punto Marcello Pera, e l'ha detto proprio in occasione di un confronto pubblico col cardinale Ratzinger, che la crisi del liberalismo dipende dal fatto che esso, in tutte le sue varianti, antepone sempre la libertà al bene. Il limite più serio del liberalismo è proprio questo, cioè la tendenza a considerare l'individuo come un essere immacolato e quindi la libertà come qualcosa il cui esercizio porta obbligatoriamente al bene. È vero questo? I classici latini pre-cristiani ci dicono che non è vero, perché se io prendo in mano Ovidio, video meliora proboque, deteriora sequor. E gli fa eco San Paolo nella lettera ai Romani.
Io scopro questa, scrive San Paolo, ma lo scrive dopo Ovidio, Io scopro allora questa contraddizione. Ogni volta che voglio fare il bene, trovo in me soltanto la capacità di fare il male. Nel mio intimo io sono d'accordo con la legge di Dio, ma vedo in me un'altra legge, quella che contrasta fortemente la legge che la mia mente approva, la mia mente, quindi la mia ragione, e che mi rende schiavo della legge del peccato che abita in me. Perché l'uomo tende al male? Perché deve compiere uno sforzo, non da poco, per capire che cos'è il bene? E poi non ha finito, Perché dopo essersi sforzato di capire che cos'è il bene, deve fare uno sforzo triplo per attuarlo. Allora, noi sappiamo, cioè abbiamo una risposta a queste domande, ma il liberalismo, la democrazia più o meno innervata da principi, non sono in grado di rispondere a queste domande. Quello che è certo è che non è proprio dell'uomo decidere che cosa è bene e che cosa è male. È proprio dell'uomo riconoscere questa distinzione, cioè aderire al dato di realtà. E la sua libertà non è illimitata, perché è chiamata a confrontarsi con la legge morale tra le cui espressioni vi è la legge naturale. È chiamato a tener presente che ciascuno di noi, che la libertà non si fonda su se stessa, passa attraverso quel filtro che si chiama coscienza. Cos'è la coscienza? È il luogo del giudizio pratico, c'è il principio, c'è la situazione concreta nella quale sono chiamato a fare delle scelte, e la coscienza è il tribunale interiore. Ciascuno di noi, anche se non è il giudice, non fa il giudice nella vita, però al proprio interno ha, ed è collocato molto bene logisticamente, ha quello che si chiama il tribunale della coscienza, che porta ad applicare i principi, cioè la legge naturale, al fatto concreto. Poi sappiamo che nella nostra esperienza quanto più si fa il bene, tanto più si diventa liberi, e viceversa. Per cui la legge naturale non comprime la libertà, ma anzi la garantisce e la promuove. Se concepiamo rettamente legge naturale e libertà, non solo non sono in antitesi, ma non possono vivere separatamente l'una dall'altra, perché entrambe sono armonicamente congiunte. Al contrario, il rifiuto della legge naturale impedisce di edificare una comunità di persone libere, perché viene a mancare la possibilità di convergere verso il bene oggettivo. Questa espressione che si usa, il mosaico di libertà individuale, ogni tanto esce fuori qualche cosa di moda, no? Come di moda che non ci deve essere l'olio di palma, che mi è diventato simpaticissimo da quando è stato colpito. Così, cioè, ci sono queste espressioni, il mosaico di libertà individuale, che richiama qualcosa di armonico. Non c'è nulla di armonico, è un caos. Alla prova dei fatti mostra la corda. Perché? Perché si basa sul presupposto antropologico che l'uomo concreto, nella sua dimensione sociale, è capace di arrivare al bene esclusivamente sulla base dell'esercizio della libertà, svincolato dai principi. È vero esattamente il contrario. Il vostro ciclo di incontri è dedicato ai 10 comandamenti. E come ben sapete, credo che sia stato già oggetto di riflessione, il Decalogo è una sorta di promemoria della legge naturale. Non voglio, banalizzare, ma è il bignami della legge naturale. È espressione e sintesi articolata della stessa legge. E
Per comprenderne gli imperativi è sufficiente la sola ragione, anche se poi l'adesione è complicata, ma basta la ragione. Il Catechismo della Chiesa Cattolica spiega come la Chiesa non crea il Decalogo, lo custodisce, come non crea la legge naturale, dà una mano a comprenderla meglio, ma non è di pertinenza, scusate se lo ripeto mille volte, ma non è di pertinenza esclusiva dei cattolici. Quando il Catechismo della Chiesa Cattolica vuole definire il concetto di legge naturale, cosa fa? Cita un Papa? Cita Sant'Agostino? Cita San Tommaso? No, indovinate chi cita? Cita Cicerone, che è vissuto prima di Cristo. Esiste una vera legge, scrive Cicerone De Repubblica, e la retta ragione. Essa è conforme alla natura, la si trova in tutti gli uomini, è immutabile ed eterna, i suoi precetti chiamano al dovere, i suoi divieti trattengono dall'errore. È un delitto sostituirla con una legge contraria, è proibito non praticarne una sola disposizione. Nessuno poi può abrogarla completamente. Cicerone non era il titolare della parrocchia del Foro Romano. È vissuto prima, eh? Eppure scrive queste cose così chiare e così coerenti che addirittura il Catechismo della Chiesa Cattolica riprende per dare la definizione della legge naturale. Certo, la sua applicazione può richiedere degli adattamenti, però nella diversità delle culture resta a regolare i dati essenziali. Giovanni Paolo II su questo ha scritto delle pagine fantastiche, veramente insuperate, sottolineando un dato, che solo su questa base è possibile un vero dialogo e un'autentica collaborazione tra credenti e non credenti. Se non c'è questa base è una presa in giro, non ha senso, è una perdita di tempo. E questa indicazione è utile proprio per trovarsi in un terreno comune tra laici e credenti e per contribuire alla soluzione della crisi della nostra società. Non è un riflesso del confessionalismo, per cui non si tratta di imporre ad altri la propria opinione. Dice, tu vuoi impormi l'opinione che l'aborto non va bene? No, io ti dico, no, non voglio imporre nessuna opinione. Ti dico, quando tua moglie va dal ginecologo, accompagna, guarda dentro l'ecografo e poi dimmi se quella è una cosa e se la mia è un'opinione. Poi ne parliamo dopo. Però intanto guarda la realtà. Quindi non c'è nessuna imposizione, c'è un invito ad aderire all'oggettività del reale. Se Pilato fosse stato coerente con quello che lui stesso aveva colto e aveva dichiarato, non c'è nessun accordo, avrebbe proclamato l'innocenza del giusto, non avrebbe messo al mondo. E invece il quid est veritas, detto così in modo scettico, porta all'esito opposto. Naturalmente parlavamo del Decalogo, ma questo credo che l'abbiate già fatto oggetto di riflessione, cioè non è un insieme di divieti. Poi la legge naturale va intesa in senso positivo. Se la legge naturale vieta di ledere la vita dell'innocente, significa non soltanto che non devo ammazzare mia suocera, nonostante io abbia ogni tanto qualche forte tentazione in questa direzione, ma che devo anche curarla amorevolmente, il che è ancora più complicato. Al di là dell'esempio personale che rischia di essere imbarazzante, ma il non uccidere significa promuovi un contesto sociale, quindi anche normativo, favorevole alla vita, favorevole all'accoglienza.
e così via, a proposito del rispetto della proprietà, del rispetto della verità e così via. E guardate, proprio perché questo non è un discorso astratto, teorico, la nostra legislazione, nonostante i tempi, nonostante tutto quello che è stato fatto finora, ma è ancora adesso piena di riferimenti al diritto naturale. Ma scusate, quando la Costituzione definisce la famiglia società naturale fondata sul matrimonio e dice che la Repubblica la riconosce, non la istituisce, rinvia un dato oggettivo preesistente la cui normatività viene anzitutto dalla natura. Quando non vogliamo parlare di famiglia perché sennò ci siamo fissati, quello a cui bombardano la casa non è che è fissato di casa sua, però vorrebbe che almeno una stanza gliela lasciassero in piedi, così la notte c'è un posto dove dormire. Ma non vogliamo parlare di famiglia. Quando la Costituzione dice che il dipendente pubblico deve svolgere la sua attività con fedeltà e onore, scusate, mi date la definizione giuridica positiva di fedeltà e quella giuridica positiva di onore? È un rinvio a un dato metagiuridico che è naturale. Dal punto di vista del diritto naturale sono nozioni facilmente esplicitabili, proviamo a tradurle in legge positiva. E non se avessi le slide non proietterei l'immagine del dottor Cantone. E quando il codice civile ci dice che l'adempimento delle obbligazioni, di alcune obbligazioni in particolare, deve avvenire con la diligenza del buon padre di famiglia, espressione desueta, relativa, che però ancora adesso costituisce criterio interpretativo di alcuni contratti. Che significa diligenza del buon padre di famiglia? È un concetto che richiama una dimensione naturale. Si potrebbe andare avanti negli esempi, ma poi insomma Carlo Spinelli è sicuramente più bravo di me per farli. Io mi occupo di cose molto più rozze nella professione quotidiana. Il nostro ordinamento è pieno di espressioni metagiuridiche che descrivono, che confermano il dato, e provo a concludere, che la legge naturale, come abbiamo detto, è qualcosa di dinamico, è la dinamica ordinata che lega le cose esistenti e che le orienta al perseguire il loro fine. Quindi non è un insieme statico di divieti, ma è una serie di norme oggettivamente fondate che orientano ad un fine. Sapete che uno dei più grandi genetisti del secolo scorso era Jérôme Lejeune, il quale, quando parlava in pubblico e affrontava queste tematiche, adoperava sempre un esempio, e cioè diceva, a proposito del rapporto tra norma, fine, comportamenti, scienza e così via, diceva, adesso attualizzo, immaginiamo che questo discorso lo faccia lui adesso. 70 anni fa negli Stati Uniti c'era un medico che si chiamava Hirsch, che era un facitore di aborti. Questo medico a un certo punto scopre qual è l'effetto che può produrre una molecola che si chiama aminopterina. Questa molecola inibisce il metabolismo dell'acido folico, per cui iniettata in una donna, soprattutto all'inizio della gravidanza, inibendo il metabolismo dell'acido folico, cioè di quell'acido che permette la moltiplicazione delle cellule e quindi la crescita
dell'embrione, quindi diciamo la formazione del corpo all'interno della madre, inibendo questa crescita, produce l'effetto abortivo. E applica questa sua scoperta, la orienta al fine per cui opera, cioè moltiplica ancora di più gli aborti in virtù di questa scoperta che lui fa. Non sempre l'effetto è stato letale, perché per alcuni feti non c'è stato l'aborto, è arrivata la morte qualche tempo dopo la nascita a seguito di gravissime, poiché incide sul sistema nervoso, di gravissime anomalie tipo spina bifida, encefalia e via discorrendo. 30 anni dopo questa scoperta, due medici, sempre americani, ma di impostazione differente rispetto a quella di Tirsch, Smitzel e Lawrence, scoprono che l'acido folico somministrato alla madre in dosi particolari e controllate all'inizio della gravidanza protegge i bambini proprio contro le malformazioni del sistema nervoso centrale. La sostanza è la stessa. Che cosa cambia? Cambia la considerazione del rapporto tra mezzo e fine. Per Tirsch il fine era uccidere il concepito. Per Smitzel e Lorenz il fine era evitare, da quando era possibile, quindi alla prima utile, potremmo dire, era evitare l'insorgere di malformazioni del sistema nervoso centrale. Se il fine perseguito da Tirsch fosse stata la lotta contro una malattia così seria e non l'aggressione al feto, probabilmente la profilassi della spina bifida o dell'anencefalia sarebbe arrivata 3 decenni prima e decine di migliaia di bambini in tutto il mondo ne avrebbero tratto giovamento. Qual è la posta in gioco del disconoscimento della legge naturale e impedire il progresso dell'uomo? E impedire di porre la scienza, e prima ancora la ragione da cui la scienza deriva, al servizio dell'uomo. E tutto questo deriva, in definitiva, da questa volontaria incomprensione della realtà, da questa decisione di porgere lo sguardo altrove. C'è... Voi sapete che Sant'Agostino ha scritto delle cose straordinarie che costituiscono ancora adesso una pietra miliare del pensiero filosofico in generale, non soltanto della teologia. Ma Sant'Agostino era anche molto bravo nel fare gli anagrammi. E ha messo a punto questa sua propensione alle parole con cui Pilato stronca il dialogo con Gesù. Ha preso le lettere di Quid Est Veritas, le ha mescolate e ha detto: caro Pilato, tu ti chiedi, ma non vuoi una risposta, che cos'è la verità? Ce l'hai davanti. Perché facendo l'anagramma di Quid Est Veritas, il risultato è est vir qui adest. Ce l'hai davanti e hai scelto di negarla. Che questa non sia la nostra scelta. Vi ringrazio. Bene, grazie ad Alfredo per questa bellissima lezione magistrale, non so se posso chiamarla così, no? Legge naturale, legge civile, a me ha fatto nascere molte domande. Io, se ci sono già delle domande pronte, le farei fare. Diversamente, intanto ne faccio una io, poi voi preparate e vedete un po', perché
Beh, gli spunti che hai dato sono veramente tanti, soprattutto con riferimento al guardare la realtà, no? Che è quello da cui partire, guardare la realtà. Allora, io vivo una difficoltà nel mio lavoro, penso anche come uomo, come persona, no? Vivo una difficoltà in questo senso, che sempre di più mi sembra che ci sia un'incapacità da parte dell'uomo di oggi di guardare la realtà. Cioè ci sia un'incapacità di riconoscere il vero, cioè di riconoscere un qualcosa, come abbiamo detto prima, che costituisca una legge per tutti proprio perché corrisponde all'uomo per come è fatto. Cioè c'è questa incapacità. Voglio dire, l'aborto c'è sempre stato fin da che mondo è mondo, e veniva vissuto però come una mancanza dell'uomo, cioè come un problema per l'uomo. Era un peccato, nel senso di un qualcosa che è uno sbaglio, insomma, cioè peccato che ci sia questa cosa qui, no? Veniva vissuto come una mancanza, come un minus dell'uomo. A me ha colpito tantissimo quando recentemente a livello di Nazioni Unite e di ONU si parla di inserire l'aborto come tra la salute riproduttiva, intesa come salute riproduttiva della donna, tra i diritti umani addirittura. Allora non è più una mancanza, è invece una espressione di quella legge che dovrebbe addirittura essere ispirata alla legge naturale, cioè il diritto umano a livello internazionale. Poi Mantovano può spiegarlo molto meglio, è il tentativo proprio, è stato ed è tuttora, il tentativo di rendere, di qualificare, diciamo così, una legge naturale, cioè una legge che appartenesse a tutti gli uomini. E tant'è vero che la difficoltà di individuare diritti umani per tutti è stata proprio quella di mettersi d'accordo tra tutti e quindi di individuare proprio l'essenziale, quello che corrispondeva effettivamente all'uomo, tanto da essere riconosciuto diritto anche al di là delle singole legislazioni e oltre le singole legislazioni nazionali. Cioè gli singoli stati possono avere delle leggi, ma non possono incidere su quei diritti che spettano all'uomo in quanto tale. Allora inserire l'aborto in quella sede lì non è più vivere una mancanza, eccetera, ma è addirittura tentare di fargli assumere gli aspetti che è una sorta di legge naturale. E questo è, diciamo, lo stravolgimento, no? È come l'eutanasia, oggi si discute in questi giorni proprio del... E leggendo un po' la proposta di legge che è all'esame, si parla di dignità. Ma la dignità dovrebbe è l'opposto rispetto a quello che viene fatto, cioè si antepone in quel caso lì la libertà alla legge naturale, no? Allora, come, la mia domanda è questa, io vivo questa difficoltà perché non riesco a spiegare, magari a vedere come conciliare queste cose. Come è possibile conciliare questa impostazione con, diciamo, invece quello che è il percorso dell'uomo, che sembra essere il percorso dell'uomo di oggi? Non si dice la parola contro natura, eppure è una parola che fa un po' effetto. E oggi è molto in uso, oggi è dare contro natura è normale. E questo vorrei che si parlasse un po', di andare contro natura, che è? Insomma, dopo avervi massacrato per 50 minuti sul diritto naturale, penso che sia ovvio che diciamo, quello che non ha questo fondamento è qualcosa che si discosta dalla natura dell'uomo. Quindi
non c'è bisogno di usare questa, cioè non è venuta questa espressione, è ovvio che sia così. Sulla prima domanda, che è abbastanza complessa e impegnativa, l'incapacità dell'uomo di oggi a riconoscere la realtà è un'incapacità non assoluta, ovviamente, molto diffusa, che dipende da condizionamenti. Dipende da condizionamenti pesanti che ci sono a tutti i livelli, a cominciare dalle scuole, dall'offerta di istruzione. Sempre più nel corso degli ultimi decenni la scuola ha ridotto ai minimi termini, ha eliminato, ha svilito materie che abituano al senso critico, all'esercizio della ragione, all'insegna della praticità, della concretezza, del trovare subito lavoro, cose che poi si sono rivelate assolutamente non vere, ma privarsi della possibilità di cogliere il senso delle cose significa poi privarsi della conoscenza anche nel dettaglio di quelle cose. Questo non sfugge alle aziende che hanno politiche di produttività reale, non assistita, che quando fanno la selezione del personale apprezzano più che le conoscenze di dettaglio la capacità di ragionare. Capita che in grosse aziende automobilistiche, in posti di responsabilità, per esempio nella gestione del personale, ci siano persone laureate in filosofia. Ora, non è che se uno fa il laureato in filosofia obbligatoriamente diventa amministratore delegato di BMW, però questo significa che l'esercizio corretto della ragione è qualcosa che alla fine premia molto di più anche nella vita reale, nella vita concreta, rispetto ad un elenco di conoscenze che poi bisogna continuamente aggiornare, perché insomma, quello che oggi vale per un PC tra un anno è già abbondantemente superato, quindi sì, bisogna conoscerlo, però inquadrandolo in dati che non possono venir meno. E a fianco a questo svilimento di materie che abituano a ragionare, c'è anche un aumento del rumore. Cosa voglio dire? Voglio dire che fa parte ormai della nostra vita non poter trascorrere più di mezz'ora senza la televisione, senza la radio, senza l'iPhone, senza questo, senza quest'altro, al punto che l'esperienza di chi, adesso io faccio parte di un'associazione, Alleanza Cattolica, che diciamo nel cui cammino formativo ci sono a scadenza periodica gli esercizi spirituali, e sono gli esercizi spirituali con la formula ignaziana, non tutto il mese, è una formula ridotta a 5 giorni, però tutto il resto c'è, incluso il silenzio, che è funzionale, cioè che non è una tortura, ma è funzionale a pensare per quei 5 giorni alle cose importanti. Capita che chi fa gli esercizi, soprattutto la prima volta, le prime ore, i primi giorni di silenzio, impazzisce. Perché? Perché il silenzio ti obbliga a guardare a te stesso. E ti vengono in mente quelli che vengono chiamati brutti pensieri. La morte è un brutto pensiero, però è un pensiero molto reale.
Perché il dato certo è che fra 200 anni qui nessuno di noi sarà presente. Come buono. No, se avessi fatto un'affermazione del genere a Napoli sarei dovuto uscire da dietro ascoltato. Me la posso permettere a Cesena. Quindi prima o poi, cioè, conviene magari ogni tanto qualche riflessione per capire poi come va a finire, meglio prepararsi, no? Dice, devi fare un esame, come va va, no, insomma, come va va, se studi va, se non studi non obbligatoriamente può andare come a San Giuseppe da Copertino che, diciamo, seguiva altre logiche. Cioè questa incapacità di stare in silenzio e la moltiplicazione delle fonti di rumore, cioè, ripeto, la mia esperienza adesso comincia con i nipoti, però soprattutto con l'ultima dei miei figli, cioè è una roba che la cosa più tranquilla è la televisione, poi l'iPhone, il PC, questo, quest'altro, e poi magari anche un libro con cui sta studiando. Io devo capire dove sta la capacità di concentrarsi, di capire il senso delle cose se contemporaneamente sei bombardato da fonti di distrazione così eterogenee. E tutto questo porta poi alla banalizzazione, cioè porta a far sì che cose gravissime come l'aborto, per esempio, come l'eutanasia, vengono ritenute, alla fine nella vita propria sono delle ferite incancellabili. Dopo, ma si è portati a fare certi passi dalla perdita del loro significato, dalla loro banalizzazione. E questi sono i condizionamenti, poi ce ne sono tanti altri, che potremmo definire in senso lato culturali. Poi ci sono agenti all'opera. Le Nazioni Unite, se adottano certi provvedimenti, non lo fanno per caso, lo fanno perché c'è un lavoro pluridecennale da parte di lobby che investono fior di risorse finanziarie per raggiungere quei risultati. Adesso Papa Francesco, a proposito del nuovo Presidente degli Stati Uniti, ha detto nell'intervista che ha rilasciato, non nella sintesi mediatica dei TG, nell'intervista che ha rilasciato, ha detto, vabbè, sta iniziando adesso, valutiamo dai fatti, che mi sembra una scelta, cioè, ha detto una cosa per certi aspetti scontata, ma oggi tutto ciò che è ovvio, diciamo, desta l'amore. E uno dei primi atti di questa amministrazione è quello di aver ristretto, eliminato, non ho ben capito perché mi pare che stiamo alla fase dell'enunciazione, ma ristretto, eliminato i fondi alle ONG che operano nei paesi in via di sviluppo per realizzare gli aborti. Cioè queste ONG sono l'equivalente sul piano internazionale di quello che in Sicilia si fa il mafioso. Non solo in Sicilia. In Campania il camorrista, cioè di chi dice vuoi i soldi? Bene, ammazza i bambini. Nel codice penale si chiama estorsione. E la nuova amministrazione degli Stati Uniti ha detto a questi signori proviamo a togliergli un po' di risorse finanziarie. A me sembra una buona cosa, se il metodo di valutazione è quello suggerito all'insegna dell'ovvietà del Papa Francesco, nel senso che ci sono nazioni e nazioni e nazioni in paesi che hanno bisogno della cooperazione internazionale, che si vedono questa spada sopra, se vuoi i soldi, e dove stanno i reparti di aborto all'interno dei tuoi ospedali?
Perché com'è che quella donna che ha già tre figli è, ancora, è già incinta e non ha già abortito? Perché poi mandano gli ispettori. Come il mafioso manda il picciotto a verificare se, diciamo, la tangente, dice, ma stai denigrando? No, sto descrivendo con terminologia giuridicamente adeguata. Così questi mandano gli ispettori a vedere se effettivamente gli aiuti sono meritati e se stanno ammazzando i bambini. Quindi se accadono certe cose a livello di Nazioni Unite è perché si tirano le somme di un lavoro che dura da decenni e che è molto ben organizzato, che è molto coordinato e rispetto al quale se qualcuno ogni tanto mette il bastone tra le ruote, ringraziamo il Dio, magari lo facessero degli altri, magari qualche altro traesse spunto da questo, per, da questa scelta, che è una scelta che poi, e chiudo, si pone in netto contrasto con altre che, viene, che vengono fatte a livello di diritto internazionale. Da una ventina d'anni esiste e avrebbe giurisdizione all'AIA la Corte Penale Internazionale. La Corte Penale Internazionale, anche se chi l'ha varata non ammetterà mai di avere questo fondamento, ma si fonda esattamente sul principio di diritto naturale. Nel senso che il capo di un paese africano che ha governato in modo totalitario per 30 anni, lui l'ha fatta la legge nello Stato che ha governato in modo totalitario e dice in base alla legge che è in vigore nel mio popolo io potevo sterminare gli oppositori perché erano un pericolo per la società civile. Poi viene portato, ci sono adesso dei processi in corso a carico di ex capi di Stato di paesi africani che hanno gestito regimi in modo totalitario, ma le imputazioni si basano su un fondamento diverso, non sulla legge in vigore mentre lui governava, ma sul fatto che esistono dei principi fondamentali che sono a base della Convenzione, alla stregua della quale è stata istituita la Corte Penale Internazionale, che tu non puoi derogare. Le persone non si ammazzano, anche se sono oppositori politici, anzi, proprio perché sono oppositori politici devi rispettare, a meno che non commettano dei crimini, ovviamente, ma non li devi ammazzare. E allora, com'è che c'è questa incoerenza e questa incongruenza per cui da un lato appunto c'è tutta questa, e poi le Nazioni Unite invece varano risoluzioni di questo tipo e poi le praticano correntemente. Ora, di fronte a tutto questo non bisogna rassegnarsi, perché se c'è una potenza come gli Stati Uniti che comincia in un quadro contraddittorio, confuso, in cui poi tante altre cose sono discutibili, non vanno bene assolutamente, figuriamoci se adesso facciamo l'apologia di Donald Trump, ci mancherebbe altro. Però se Trump fa una scelta del genere è perché il suo elettorato vuole che la faccia. E se il suo elettorato vuole che la faccia e lui ha assunto questo impegno in campagna elettorale, è perché qualcuno ha seminato buoni principi in quell'elettorato. Quindi il lavoro di approfondimento culturale, di diffusione di buone idee, di confronto, perché queste buone idee emergano anche nella, diciamo, nella dialettica, senza assolutamente imposizioni o forzature, è qualcosa che poi alla fine si viene coltivato, si viene organizzato, se c'è sacrificio, generosità, qualche ricaduta ce l'ha. Primo, Arturo, se puoi
Dunque, 11 mesi fa in Italia, mi sembra che fosse il 25 febbraio, se non sbaglio, è stata approvata una legge che era chiamata Cirinnama, che forse sarebbe più corretto chiamare legge Alfano, in quanto è stata fatta passare grazie a un emendamento, no, dell'attuale ministro degli esteri, cioè del partito dell'attuale ministro degli esteri. E questo fatto ha, ecco, entro in un campo quindi interno al nostro paese e anche al cosiddetto mondo cattolico. Diciamo, all'interno del mondo cattolico italiano, già da mesi prima, si diceva che siccome le unioni omosessuali, la maggioranza richiede che vadano normate, bisognava normarle, e in questo modo si è di fatto introdotto il matrimonio omosessuale, con la complicità di molti cattolici, i quali dicono che non si tratta di matrimonio omosessuale. Lei che giudizio ha sul rapporto, su questa legge che è venuta fuori in riferimento alla legge naturale di cui abbiamo parlato stasera, e che giudizio dà del pensiero debole cattolico, che, cioè, lo definisco così schematicamente così perché mi sembra che il dover andare dietro a presunte maggioranze non possa che essere definito un mezzo pensiero, insomma. Grazie. C'è un'altra domanda? Sì. Posso provare a chiedere una cosa? Mi allaccio all'ultima domanda. Due settimane fa, assieme ad amici a Rimini, guardavamo un po', meditavamo una vecchia enciclica, Quas Primas, di Pio XII, nella quale istituiva la festa di Cristo Re. Adesso non devo parlare di Cristo Re, però nello svolgimento dell'enciclica parlavo un po' di queste cose, perché diceva, come cattolici, cioè, se il cattolicesimo è vero, al di fuori della legge di Dio, che però è la legge naturale di questa verità, l'uomo non può che allontanarsi verso una distruzione progressiva, potrebbe essere decenni, secoli, eccetera, ma è così. E questo qui metto un po' in crisi, perché va contro l'idea illuministica della libertà, di non imporre, che ognuno ha. Ecco, per noi cattolici si apre questo dubbio, almeno per me, perché mi rendo benissimo conto, e si commentava l'altra sera con amici, che questa idea illuministica, alla fine c'è lo spezzettamento e una cosa vale l'altra, praticamente per un cattolico non deve essere valida, altrimenti noi abbiamo il dovere, no, di affermare sempre e comunque qual è la verità. Perché l'illuminismo stesso, il nichilismo stesso, è una religione anche quella, alla fine. Cioè, è gente che crede e ha più forza di noi per un insieme di motivi. E davanti a questo però ci sono anche tanti che dicono questa battaglia, questo voler dire, questo porre, questo fare, questo di mettersi per un giorno di Re Baldovino per non firmare la legge sull'aborto, va bene? Perché non ha voluto essere complice di questa legislazione, però è una battaglia persa. Quindi rifacciamo il cristianesimo porta a porta, eccetera, ma non impegniamoci, perché è una battaglia persa, una battaglia forse giusta, ma senza una soluzione, senza un risultato finale. Ecco, da noi questo impegno, questo ribadire la volontà, questo essere certi, questo non volere, come posso dire, dobbiamo essere certi che noi non vogliamo imporre, noi facciamo di tutto perché l'uomo guardi alla realtà, non vuol dire imporre, cioè la difficoltà per noi cattolici è questa, volevo un giudizio su di lei su questa cosa. C'è un'altra domanda?
Sì, ma più che una domanda è un... Prego, prego. Sì, un pensiero che avevo dopo, se lei ritiene opportuno di poter commentarlo, mi fa piacere. Quando sono stato tempo fa ex cardinale di Bologna, Caffaro, diceva che lui, parlando con delle coppie di giovani fidanzati, dicevano che loro avevano dei problemi a contrarre un matrimonio perché avevano paura. E questa cosa mi è rimasta molto impressa, perché l'uomo di oggi ha paura. Abbiamo paura probabilmente perché fra quei principi che lei ha elencato all'inizio, per Dio e poi non so tutte, Dio l'ha messo come ultimo. Sì, come ultimo è elencato, come ultimo così. Anche se invece secondo me dovrebbe essere il primo punto, perché dal punto di vista delle relazioni umane e della legge naturale, logicamente capisco qual è la sua. Ecco. Però è possibile, cioè è sufficiente la legge naturale all'uomo per essere felice, per essere risolto, per risolvere i suoi problemi? Io penso che bisogna, lì c'è qualcosa che ci mette di fronte al nostro limite, cioè alla nostra impossibilità di sapere che cos'è la verità, cos'è la giustizia. Più che la giustizia, l'uomo cerca la giustizia, ma dovrebbe cercare più che altro l'amore, non la giustizia. Forse troverebbe una risposta, non so. Direi che sì. Allora, se guardiamo la storia dell'Italia repubblicana e facciamo, come diciamo, nel campionato di calcio, la classifica, in questo caso non di chi gioca meglio, ma delle leggi peggiori in assoluto, la mia personale opinione è che la legge cosiddetta Cirinna meriti il secondo posto, seconda soltanto alla legge 194 del 78. Non c'era nessuna necessità di una legge riguardante le convivenze in generale, in modo particolare le convivenze tra persone omosessuali, perché nei dibattiti sui talk show che abbiamo ascoltato dalla mattina alla notte, tutto ciò che normalmente veniva, ordinariamente veniva evocato a fondamento di una legge, era già riconosciuto dall'ordinamento. Quindi al più si sarebbe potuto fare una sorta di testo unico, e alcuni parlamentari lo hanno, che poi si sono opposti fortemente alla legge Cirinna, lo hanno predisposto, meramente ricognitivo di ciò che già l'ordinamento prevede, ma giusto perché tutte queste cose fossero messe insieme e perché fosse vinta questo equivoco a ritenere assolutamente necessaria una legge. Ma questa legge non puntava a risolvere questioni concrete che erano già risolte, puntava ad un'affermazione ideologica, cioè che non esiste differenza tra uomo e donna, e che la prima ricaduta di questa differenza c'è nel legame fondamentale, il legame matrimoniale. Questa è una legge sul matrimonio tra persone dello stesso sesso, che viene chiamata delle unioni civili. In linea con la tradizione del nostro ordinamento, che usa sempre dei giri di parole quando affronta questi termini, perché nella nostra legislazione non troverete mai il termine aborto, trovate il termine interruzione volontaria della gravidanza, non trovate mai il termine nella legge sull'eutanasia in discussione adesso alla Camera, no, non si usa neanche norme sulle dichiarazioni, sul consenso informato e sulle dichiarazioni anticipate di trattamento. Io però, cioè, se legge questo non capisce
E lo stesso è stato a proposito delle unioni civili. In realtà, in questo articolo unico che costituisce la legge, poi fatto di decine di commi, il comma fondamentale è il comma 20, lì dove si dice che tutto ciò, tranne eccezioni, ma tutto ciò che nell'ordinamento viene detto con riferimento al matrimonio, vale anche per le cosiddette unioni civili. Ora, sul ruolo dei cattolici in questa vicenda, guardate, allora, io vengo da una zona, vivo a Roma, ma diciamo vengo da una zona nella quale, parlo del sud della Puglia, nella quale nel 1480 all'orizzonte compare una flotta di circa 20.000 ottomani e questa flotta appunto su Otranto, che all'epoca era una città importante, 15.000 abitanti erano qualcosa, dove c'era una guarnigione di spagnoli, di soldati spagnoli che erano certamente dei bravi cristiani, c'erano dei sacerdoti e quando questa flotta ha circondato, diciamo, gli occupanti di questa flotta hanno circondato Otranto, quasi tutti i soldati hanno preso le corde, si sono calati dalle mura e si sono dileguati nelle campagne. Erano dei bravi cristiani, domenica andavano a messa. Quando dopo l'eroica resistenza di gente che non aveva mai combattuto, pescatori, artigiani, contadini, che per 15 giorni in poche migliaia di persone hanno tenuto occupato un esercito terribile di 20.000 uomini, in questo modo salvando la cristianità, salvando Roma. Quando dopo questa eroica resistenza durata 15 giorni, Otranto ceduto, erano rimasti vivi soltanto 800 uomini adulti, poi c'erano donne e bambini. Questi 800 sono stati portati su un colle vicino a Otranto e gli è stato chiesto loro di rinnegare la fede cristiana, di abbracciare l'Islam. Chi era più attivo in quest'opera erano due preti rinnegati che attraversavano gli 800 proponendo loro di rinnegare anche loro. E la Chiesa diciamo, ha proclamato santi, ovviamente, gli 800 idontini che sono morti così, non certamente quei preti. Allora, questo cosa voglio dire? Voglio dire che da sempre nella storia non c'è il mondo cattolico. Ci sono i cattolici che decidono di essere fedeli e ci sono cattolici che tradiscono. Ma perché dobbiamo negarlo? Scusate, ma è stato così proprio dall'inizio. Sotto la croce dei 12 chi c'era? E degli altri 11, uno proprio aveva monetizzato e gli altri 10 si erano dati a gambe con qualche rinnegamento esplicito. E quello che aveva rinnegato poi è stato il primo Papa. Allora non sto facendo l'apologia né del rinnegamento né del tradimento, voglio dire che succede, come dice il nostro Signore nel Vangelo, gli scandali accadono. Poi dice anche altre cose a proposito di coloro che danno scandalo, terribili, però a parte le macine nel collo eccetera eccetera, gli altri non devono farsi il senso di tutto questo e che non devono farsi demoralizzare dal fatto che qualcuno tradisce. La vicenda della legge cosiddetta delle unioni civili è una vicenda certamente disastrosa dal punto di vista di ciò che è stato inserito nell'ordinamento e anche
dello spettacolo indegno che ha offerto il Parlamento, che l'ha votata senza discuterla, con un voto di fiducia, con l'imposizione, insomma tutto quello che abbiamo visto. Ma è anche una vicenda che ha permesso di verificare che una reazione in Italia c'è. Perché per ben due volte, senza che ci fossero in mezzo partiti, senza che ci fossero in mezzo vescovi che guidassero, centinaia di migliaia di persone, la seconda volta milioni, probabilmente molti di voi c'erano, si sono ritrovati per dire che questa cosa non va bene. E questo è un segnale di speranza, che ovviamente non deve rimanere appeso, perché la speranza va coltivata. Oggi sarebbe saggio chiedersi, ma in vista di prossime scadenze che determineranno chi avrà responsabilità politica e istituzionale nella prossima legislatura, questo patrimonio di reazione, che tipo di canalizzazione può avere? C'è qualcuno che oggi che lo rappresenta o che è disposto a rappresentarlo? Ecco, queste sono le domande che ci dobbiamo fare. Poi i traditori, vabbè, ci sono sempre stati. 30 denari, possono essere una poltrona di ministro, possono essere qualsiasi altra cosa, ma insomma lì ci sono i precedenti storici. Diciamo che la storia, il fatto che noi viviamo all'inizio del terzo millennio, di positivo ha il fatto che con 2000 anni di storia alle spalle, qualcosa, cioè qualche precedente lo troviamo sempre. Quindi riusciamo a non scandalizzarci poi tanto e a non disorientarci, perché cioè, c'è stata un'epoca in cui c'erano tre papi, eppure che si è andato avanti lo stesso. Un mio amico, cioè guarda, ci sono trattati teologici sull'assistenza dello Spirito Santo alla Chiesa, però l'argomento più forte, mi scusi Don Agostino che diciamo, però ogni tanto qualche rigurgito anticlericale credo che sia concesso ad un laico all'interno della Chiesa. Dice questo mio amico, guarda, la prova più tangibile dell'assistenza dello Spirito Santo alla Chiesa è che da 2000 anni la Chiesa resiste ai preti. E quindi, cioè, resiste ai preti non può resistere all'attuale ministro degli esteri, insomma, non dire. Lasciamo, cioè diamo alle cose la loro proporzione. Beh, abbiamo avuto come primo relatore Monsignor Bux, che ha scritto sì. Un libro dicendo come rimanere cattolici come non perdere la fede andando a messa. Nella stessa ottica, cioè, mi sono un po' diffuso troppo su questa prima risposta, ma nella stessa ottica credo che, cioè, sul discorso della imposizione si debba fare una distinzione fondamentale tra ciò che cade sotto la percezione di tutti e non richiede la fede e ciò che è materia di fede. Allora, la materia di fede è oggetto di proposta, non certamente di imposizione, altrimenti dove sta la libertà e dove sta il merito? Ma ciò di cui abbiamo parlato questa sera, cioè il diritto naturale, rispettare la vita, rispettare la proprietà, rispettare la verità delle cose, rispettare la differenza tra i sessi e quindi tutto ciò che ne deriva, e questo fa parte di un dato naturale. Allora, non si tratta di dire, mi vuoi imporre che io non debba uccidere gli altri? È certo che te lo impongo. E ci mancherebbe altro. Cioè, se tu uccidi un altro, ne paghi le conseguenze. A meno che non ci siano delle ragioni per farlo, vieni aggredito, ti legittima difesa, le eccezioni che conosciamo. Però questa distinzione è fondamentale. Cioè, si lamenta l'imposizione della fede, nessuno vuole imporre la fede. Si lamenta l'imposizione di altro, e quest'altro fa parte della nostra natura. Non si, cioè, sarebbe un'imposizione negarlo, andare così almeno una
volta lo utilizzo il termine andare contro natura, quello sì sarebbe un'imposizione. E comunque anche a proposito della fede, per quei nostri fratelli della fede che dicono ah ma il cristianesimo, insomma, smettiamola con questa proiezione pubblica, con questa ossessione alla proiezione pubblica, il cristianesimo porta a porta. Scusa, in Arabia Saudita lo puoi fare il cristianesimo porta a porta? E perché non lo puoi fare? Perché non è riconosciuto un ruolo pubblico ad ogni confessione religiosa. Qui non stiamo rivendicando una primazia istituzionale della Chiesa Cattolica che si impone sulle altre fedi. Qui rivendichiamo la libertà religiosa, ma per rivendicarla sono necessarie delle regole che vanno rispettate. Allora, se tu predichi il cristianesimo porta a porta e passa una legge che elimina i crocifissi, che riduce gradualmente tutti gli spazi alla religione, alla fine ti troverai come in Arabia Saudita. E valla a fare il porta a porta in Arabia Saudita. Beh, poi ti piace tanto il porta a porta, vai in Arabia Saudita e vedi come si fa. Poi se torni me la racconti. La cosa peggiore da cui dobbiamo guardarci non è come anche le unioni civili la cosa dalla quale dobbiamo guardarci non è l'aggressione dell'avversario, del nemico, chiamiamolo, ma la nostra autocensura, la nostra arrendevolezza. Adesso non solo per ragione di orari, ma insomma, è possibile che una squadra gloriosa come il Real Madrid tolga la croce dal simbolo? E lì, cioè lì 30 denari ci stanno. Ma se poi discende tutto, cioè se le figlie, tra 20 anni, le figlie del sciagurato presidente del Real Madrid che ha deciso questa cosa per avere i 30 denari, cioè i 50 milioni di euro nel capitale sociale del Real Madrid, che di questo si tratta poi, non manco. E se tra 20 anni andranno in giro vestite dal burka e dovranno dire grazie al loro amato genitore. Quindi la cosa a cui dobbiamo guardarci, ripeto, non è l'aggressione altrui, ma è la nostra arrendevolezza, la nostra autocensura, la nostra incapacità di dirla con equilibrio, certamente, ma senza paura, a proposito della quale, anche qui, cioè mi permetto di invitare a non confondere due piani differenti. La legge naturale non serve a vincere la paura, serve a creare delle condizioni di vita sociale che non siano ostili all'uomo. Punto. La felicità appartiene a un'altra dimensione. Appartiene alla dimensione dell'incontro con Cristo, che al di fuori, cioè, supera molto. Si basa sulla legge naturale. Il nostro Signore andava in matrimonio e mangiava, non era vegano. Che come dice Padre Bianco, è un'ideologia anticristiana. Andava ai matrimoni, cioè ci andava e cioè non faceva la statuina. Ai matrimoni ci andava e si comportava come uno che va ai matrimoni, cioè si divertiva, giocava, cioè si faceva. Quello che si faceva bere vino, quindi non solo guai ai vegani, ma guai agli estemi, quindi anche qui est modus, come si dice. Quindi la dimensione naturale c'è, ma è la base. Poi la felicità è un'altra, diciamo, appartiene a un'altra dimensione. La legge naturale, però, riprendo un altro termine che lei ha usato nel suo intervento, ci
insegna, contribuisce a insegnarci il senso del limite. E il senso del limite è fondamentale per praticare la giustizia. Se io ho ripreso a fare il giudice e ho iniziato a farlo nel 1984 dopo Cristo, quindi un po' di tempo fa. Se io leggo il Vangelo alla lettera, come fanno alcune confessioni religiose, dovrei dimettermi, dice non giudicate per non essere giudicati, perché il medico dice vabbè, allora cioè, che cosa ho fatto, il concorso, la toga, eccetera. In realtà il Vangelo va letto, come insegna Sant'Ignazio, con intelligenza, con intelletto d'amore, anzi usa questa espressione, e l'intelletto d'amore con cui leggere la Sacra Scrittura impone di riflettere sul fatto che la giustizia c'è quando si distingue tra l'atto concreto sottoposto al giudizio e la persona. Quello che il Vangelo vieta a chiunque, anche ai giudici, è di giudicare la persona. Ma quando mi viene condotto davanti un omicida, io considero l'atto che lui ha commesso, le attenuanti, le aggravanti, il contesto. Non è giudizio universale su di lui. E così via, cioè tanti altri esempi. Il limite derivante dall'adesione al reale è circoscrivere la valutazione a cui sono chiamato da un'autorità che è superiore a me, a quel dato di realtà, non sostituirmi al Padre Eterno e dire tu sei un dannato o tu sei, perché questo è quello che il Vangelo dice che non va fatto. E probabilmente questa adesione al dato reale, anche in un atto così drammatico come un giudizio, può rivelarsi un atto di amore se è rispettoso di tutti i limiti di quel dato di realtà e quindi di quella circostanza, di quel dato di contesto, di quel danno che è stato provocato. E mi rendo conto che non è facile e che tutto ciò richiede molto equilibrio, cioè, però quando ciascuno di noi è nato al mondo, sì, credo che forse qualcuno ancora adesso conservi l'attestato del suo battesimo, ma nell'attestato del battesimo non c'è scritto è facile, non c'è scritto. Sotteso a quell'attestato di battesimo è riceverai l'aiuto sufficiente volta per volta, e questo ci deve bastare. Ringrazio ancora una volta Alfredo Mantovano e chiudiamo la serata. Vi ricordo alcune cose. Il prossimo incontro del percorso è giovedì 23 febbraio e ci sarà Don Nicolò Ceccolini della Comunità San Carlo. Il titolo sarà Extra Ecclesia Nulla Salus. E l'ultimo incontro invece giovedì 23 marzo con il professor Giancarlo Cesana. Quindi i prossimi due incontri saranno di giovedì 23 febbraio e 23 marzo. E poi chi vuole e chi è interessato può lasciare la mail, vabbè, per avere informazioni eccetera. Comunque trovate tutti gli incontri e i video sul sito che potete consultare, e quindi troverete gli incontri, insomma. Fuori è possibile lasciare un contributo volontario, c'è chi lo raccoglie per appunto per il percorso, quindi per aiutare il percorso. Fuori troverete anche un banco libri, c'è anche l'ultimo libro che ha scritto il dottor Mantovano, che è tra l'altro su un tema, è del 2015 mi sembra, sì, sulla droga, però è su un tema interessante perché adesso sapete che c'è la proposta di nuovo della liberalizzazione della cannabis, quindi delle droghe leggere, per cui è un libro invece che poi è interessante ed è stato scritto con il
con il professor Seppelloni, che è stato capo dipartimento antidroga della Presidenza del Consiglio. E poi troverete sempre altri libri, sempre di interesse con riguardo alla materia che abbiamo trattato oggi. Il sito è percorso.ilcrocevia.online, dove troverete appunto tutto quello che è. L'ultimo avviso, venerdì 3 febbraio alle ore 17, è segnato anche lì, incontro a Palazzo del Capitano sul tema Emergenza Siria, parteciperà Rodolfo Casadei, che abbiamo incontrato anche altre volte, e sarà presente un Filippo, un giovane di Aleppo, che renderà la sua testimonianza. Grazie a tutti, buona serata e al prossimo.